Buon Buon pomeriggio! pomeriggio, amici di Onirica, ben ritrovati. Siamo di nuovo qui di mercoledì con la nostra Francesca Vagnini per parlare di talenti. Facciamola entrare Eccola subito. qua. Ciao Francesca, come va? Ciao a tutti. Bene, bene, tutto ok. Benissimo, a parte il tecnico, perché anche spirituale, ragazzi, sappiate che abbiamo a che fare con i tecnici della DS, ormai della fibra, e quindi ogni tanto ci danno qualche rottura di scatole, vero? Sì, comunque se dovesse arrivare adesso, casomai lo invito in trasmissione, ci dice la Esatto. sua. Assolutamente sì, così dopo la figuraccia che fa, poverino, non arriverà più in ritardo. Diciamo che lui avrebbe dovuto ascoltare la trasmissione della scorsa settimana relativa allo spazio-tempo, perché ha scambiato le 3 del pomeriggio, chissà per quale orario. Speriamo che non ti spunta stanotte alle 3, che sarebbe un problema. Ma oggi di che parliamo? Oggi però vogliamo parlare di qualcosa, magari che. Non lo so, sento che ti sei ispirata un po' alla puntata che abbiamo avuto con Francesco, che è stata molto bella, che parlava di scelte, di cuore, no? Di questo simbolo, di che cosa rappresenta, eccetera. E ha a che fare con i talenti, effettivamente, no? Vabbè, assolutamente. Cioè, il talento è per sua natura legato al cuore. Non è solo una questione di, come dire, di manualità o di intelligenza. È proprio qualcosa che si lega profondamente a quello che abbiamo dentro, ai nostri mondi interiori. Esatto. Diciamo che le scelte del cuore in fondo poi sono quelle, no? Quelle che ci permettono di prendere la strada del nostro talento in qualche modo e anche di scoprirlo. Eh sì, assolutamente sì. Intanto mia sorella ti fa buon Ciao onomastico. Pina! Oh. Grazie. A proposito di talenti, anche San Francesco, insomma, era un ragazzo molto talentuoso e guarda caso, no? La sua scelta è stata una scelta totalmente di cuore. Sì. Possiamo dire. Sì. San Francesco aveva. Ne aveva tanti di talenti, ma il più grande talento di tutti era quello di avere un cuore. Gigantesco, Sì, cioè il ricolmo suo di cuore bene. era cuore, era proprio un uomo cuore. Esatto, e non era affatto uno stupido, era un uomo di una grande intelligenza e anche di una grande cultura, eppure Sì. aveva trovato la via della vera sapienza che passava dal cuore. E forse è per Sì. questo che riusciva a parlare con gli animali, con le piante, anche perfino col sole e con la luna, e ci parlava veramente perché riusciva a sentirne le energie, perché passano sempre da lì, passano esclusivamente Verissimo, dal cuore. È stato un grande esempio. assolutamente. È stato un grande esempio e ha scritto anche delle cose di una semplicità, ma di una poeticità che infatti non muoiono, non riescono ad essere dimenticate, Ci non fa possono. caso che le cose più semplici sono quelle che poi sono passate. Anche per esempio il messaggio di Gesù, insomma, alla fine parlava per parabole. Francesco era come se parlasse ai bambini, parlava in maniera estremamente semplice. Eppure quelle parole ci tornano e ci risuonano sempre. Poi magari sono stati scritti tomi, tomi e tomi, bellissimi, intelligentissimi, fantastici, però non ricordiamo, non riusciamo a ricordare, non risuonano. Eh Forse il sì. segreto della sapienza sta proprio nella semplicità, chi lo sa. Ma sì, beh, anche i veri esperti in qualche materia sono realmente, tu li riconosci perché riescono a rappresentare cose difficilissime, concetti difficilissimi, semplicemente. I Chiaro, veri sì. insegnanti sono quelli che passano la loro sapienza attraverso la semplicità, e Fatta quando tu anche di riesci a esempi. spiegare una cosa semplice, una cosa difficile, in parole semplici, tra l'altro, significa anche che l'hai capita bene. Esatto, diciamo la verità. Anch'io ho avuto sempre questo sospetto. Ehi, Ciao! Emanuele, Grande ciao! cappellino! Io ho avuto sempre questo sospetto, no, che chi parla tanto, no, cioè che argomenta troppo è perché in fondo non l'ha proprio capito bene poi il concetto che sta cercando di esprimere. È vero. Beh, se tu senti il linguaggio politico, molto spesso è ingarbugliato, è pieno di
tante parole che non vogliono dire niente, perché poi alla fine... Ma, sì, sono come delle spugne gonfie di acqua, no? Che poi è, però alla fine non resta niente, perché il concetto... Guarda, mi ricordo mio papà, buon'anima, quando una volta c'era tribuna politica, no? Quindi si vedeva sta tribuna politica, perché teoricamente doveva ogni candidato spiegava, ciao Emilia, spiegava quelle che erano le sue, no? Quello che lui portava avanti. E mio padre se la seguiva sempre, tranquilla, alla fine quando finiva fa, questo parla proprio bene, parla proprio bene. Ma che cosa ha detto però non si capisce, non si capisce. Poi chiedeva a mia mamma, Santina, ma tu hai capito che ha detto? Quella... No, ma... però parla bene. In realtà ti resta solo questo, no? Ha parlato bene, dove sta a parlare? Il cuore invece magari certe volte è un po' più sdrupato, come direbbe la nostra amica, no? Non, magari non riesce a mettere bene le parole insieme, non è perfettamente dotto, però ti dà quelle indicazioni belle, precise, chiare, che tutti capiscono. A proposito di questo, c'è un paio di pagine di incontri con uomini straordinari di Gurdjieff, dove lui parla di questi due monaci praticamente, uno che parlava in una maniera dotta e perfetta e quando parlava gli riempiva il cuore a tutti i presenti, no? Perché però tutto quello che diceva nei giorni successivi praticamente se lo scordava, veniva totalmente dimenticato e anzi aveva sugli astanti un effetto quasi contrario a quello che voleva dire, quello che sembrava. E mentre l'altro che praticamente balbettava, diceva cose disconnesse che quando lo guardavano in quel momento non ci capivano niente, erano tutti si guardavano pure male, cioè esatto. Non è che si esprimeva bene, eccetera. E che però poi nel tempo subiva, cioè portava un trasformamento del cuore di chi l'aveva ascoltato. Quindi spesso, no, è tutta una questione semplicemente di frequenze, non di... È vero. Di bravo, è bravo, è proprio quello. Diciamo che se recuperiamo il cuore, forse abbiamo fatto bingo. Tu hai scritto una poesia bellissima su una carta particolare dei tarocchi. Dice cosa c'entra? C'entra. La vogliamo vedere sta carta? Yes. Tra l'altro dei tarocchi molto particolari, molto belli. Questa è la carta dove l'amore. Guardate com'è diversa dalle carte a cui siamo abituati, no? C'è questa donna dolcissima che praticamente riposa nella pancia del leone, come se la proteggesse, no? Guardate che bella. Peraltro poi nelle colonne in fondo ci sono due simboli, il simbolo dell'ariete e il simbolo del fuoco. Stupenda. E tu qua il simbolo del leone, mi pare. Ah, del leone, scusa, del leone del fuoco, sì, scusa. Vediamo un attimo cosa hai scritto tu su questa carta e vediamo che cos'è. Perché tu l'hai chiamata in un modo particolare. Apriamo la poesia. Yes. Eccolo qua. Forza, amore. Leggo io. Vai. Per quanto tempo abbiamo danzato assieme? Una danza esausta, in un campo di battaglia, nel teatrale scenario della vita. Ferocemente ti avvolgevi, ruggivi e poi saltavi. Io fingevo di scappare e ti coglievo nei miei agguati. Mi prendevi, mi scagliavi, io resistevo, abbandonata. Danza che odorava di strappi e graffi insanguinati, ora esausti, madidi di sudore e inebriati di stanchezza, deponiamo noi stessi, reciprocamente, ai nostri piedi, con dolcezza e riposiamo. Conosciamo nell'ardore i nostri cuori, cambia la musica sul nostro palcoscenico, con fiducia i nostri corpi in uno si fondono toccandosi. Rispetto, delicatezza e dignità regale, conquista esponenziale. Tu re e io regina, forza e amore, così pacificati insieme per la vita. Al di là che è bellissima, Francesca, tu hai una vena poetica che è qualcosa di pazzesco, io ti adoro, però tu alla fine gli dai un nome a questi due, no, lottatori, forza e amore. Sì, io allora partiamo dal presupposto che ovviamente questa è una carta dei tarocchi e l'amore è... uno dei tarocchi come si chiamano? Aiutatemi. Arcani maggiori. È un arcano maggiore, quindi
come dire, è molto alto spiritualmente. Quindi io ho immaginato, allora, l'operazione che ho fatto io è un po' quella che faccio sempre, che ho fatto anche con i sutra, e cioè cerco di annullare la mente sapendo cosa ho in mano, cioè che ho in mano una cosa spirituale, quindi sacra, ok? E cerco di entrarci dentro, come riesco, capito? Chiaro. Però cercando di non pensare, di non ragionare, e mi affido alle immagini che mi si svolgono davanti. Chiaro. Allora, capisco che la cosa funziona quando nel mio immaginario, nella mia immaginazione, i personaggi cominciano a muoversi da soli e mi fanno vedere una storia, una scena. No. E io, il mio compito è solo quella di descriverla. Usando le parole me la chiarisco, cioè me la spiego a me stessa praticamente. Chiaro. E io ho immaginato queste due energie potenti, no? Quella femminile e quella maschile del leone, che rappresenta in assoluto, no? L'emblema della forza, della passione, della regalità. E l'energia femminile, che invece è ricettiva, che molto spesso dentro di noi sono in contrasto, combattono, no? E anche l'energia femminile, nella sua dolcezza, nella sua delicatezza, nella sua ricettività, in tutte le qualità belle che ha, combatte ferocemente, combatte alla pari del leone. Però in questa guerra, cioè è una guerra che si combatte, una battaglia per la conoscenza reciproca, per arrivare a un contatto vero, intenso, non cioè proprio intimo, profondamente intimo. E io ho immaginato questa battaglia dove questi due danzavano quasi, capito? Però si menavano anche, cioè erano convinti, capito? E facevano tutte queste, si buttavano, si graffiavano, si facevano anche del male, ma tutto questo era era una lotta che serviva alla conoscenza, all'unione. E come andava a finire questa cosa? Che poi per stanchezza, no? Come quando litighi, litighi, litighi col tuo partner, ti tiri i capelli, strappi i capelli, e dopo ti guardi e dici: ti amo più di prima, no? E un po' finì. È questo che a me ha suscitato questa carta qui. Che è molto bella. Ed effettivamente tu hai associato due qualità molto alte, cioè la forza e l'amore, come caratteristica maschile e femminile, ma poi in realtà vediamo che tutto sommato sono molto, cioè sono intrinseche, perché l'amore dà una forza straordinaria. La forza dove la troviamo? Nel cuore. Coraggio deriva da cuore, no? L'agire del cuore. Quindi in realtà sono effettivamente, questa carta rappresenta secondo me perfettamente quello che è il vivere nell'amore, che vivere nell'amore significa assumere una gran forza, cioè avere una gran forza e un gran coraggio. Peraltro, Cosa? Di Emanuele. dico, io ci vedevo mentre chiaramente Francesca parlava, no? A un certo punto mi è apparsa proprio l'immagine di una fiaba, no? La Bella e la Bestia, che poi un po' racchiude un po' quello che è la bestia vista dal punto di vista, no?
dell'uomo quando non è, quando non è in qualche modo controllato, quando non ha disciplinato il proprio ego e quindi non è giunto al proprio sé. E la bella, quella capacità di con ingenuità, con semplicità, con dolcezza, di risvegliare in lui quella parte divina, quella parte nobile, quella il parte cuore. Regale, no? Esatto. Sì. A me non è venuta in mente, perché io immaginavo anche l'amore durante il combattimento come mancante di qualcosa. Certo. Capito? Cioè, certo. Non è l'insegnante, perché l'amore, cioè ci sono tanti modi, no, di pensare all'amore, come siamo abituati, questa parola, no? Può anche far venire le carie ai denti, no? La dolcezza, ma se non ha nervo, se non ha quella la valenza del leone, se non ha il cuore del leone, anche l'amore è fumo di paglia, si spegne presto. Sì, e non fa. E non incendia. Invece, secondo me, l'amore è proprio un elemento di fuoco, no? È un elemento di fuoco potentissimo. A però voi, da attivare, è un fuoco da attivare. E è come se dovesse scendere a patti con il fuoco. Con il fuoco del vulcano che esplode, no? Che è eccessivo. Chiaro, chiarissimo. Beh, non è un caso che come nei tarocchi viene messo nel numero 6, no? Gli viene dato il numero 6, che corrisponde proprio al cuore in qualche modo, perché corrisponde a Tiferet nell'albero sefirotico, che insomma se lo dobbiamo rapportare poi è il cuore. E cosa, in realtà hai detto bene, perché se uno è il fuoco praticamente, no, basso che abbiamo, no, la passione, il fuoco creativo però indisciplinato, quindi quello che tu hai detto giustamente può somigliare a un vulcano che esplode in maniera, no, non controllata. Invece nel cuore, quindi in Tiferet al 6, dove c'è quella carta dove si riuniscono questi due fuochi, c'è proprio il passaggio, la trasmutazione di questo fuoco passionale in un fuoco che invece viene controllato e viene utilizzato come benzina, possiamo dire, per arrivare poi, no, alla nostra elevazione, quindi a spingerci verso l'alto, verso la parte più alta di noi stessi. Gli alchimisti lo chiamavano Atanor alchemico, no? La fornace in cui avveniva la trasmutazione. La trasformazione, esatto, di quell'energia, quindi sì che è fuoco, come no? Poi se pensate, no, a come ci hanno, anche la New Age ha avuto la sua bella parte in questo, a come ci hanno abituato a pensare, no, il vulcano che esplode, wow, l'aggressività, la cosa incontrollata, dandole molto, molto, molta enfasi positiva, no, in questa cosa. Mentre, da una parte, dall'altra parte l'amore come qualcosa di dolcino, bellino, carino, buonino. Buonino, è vero. E come in questa maniera, a proposito degli alchimisti, le due potenzialità sono esasperate, mentre dov'è che si esprimono al loro massimo grado? Nell'equilibrio. Come sempre, perché, esatto, alla fine, diciamolo, cioè questa dualità noi la dobbiamo ricomporre. In fondo io credo che il primo vero compito di ognuno di noi che siamo qui, che abbiamo questa opportunità di avere questa vita, è quella di ricomporre questa dualità in qualcosa di unico. E questa carta mi piace molto e mi piace come l'hai descritta, perché non ci può essere riunione se prima non c'è comunque quello scontro di conoscenza. Prima dobbiamo conoscerci. Siamo ovviamente, se sono opposti, sono opposti in tutti i sensi. Ma quegli opposti, ciao Nicole,
nel momento in cui finalmente si ritrovano, si scoprono che l'uno possiede, no, le qualità che all'altro mancano e viceversa. E quindi c'è quel fondersi in un qualcosa di unico che finalmente poi ci permette di fare il salto. Non solo l'uno possiede le qualità che all'altro mancano, in realtà l'uno possiede le qualità che nell'altro sono, secondo me, in qualche modo esplose. Esasperate. Sì, perché in qualche modo si crea questa complementarietà, cioè le qualità ce le abbiamo entrambi, ma sono in predominanza alchemicamente bilanciate. Ecco. Sì, esatto. E infatti, se guardate la sintesi della figura, no, tra leone e donna, è un cuore. No? Sì, certo. Sì. Certo, bravissimo. È un cuore. E a me mi è piaciuta tantissimo questa carta qui, perché proprio ci ho visto quello che succedeva prima e riportando, no, anche la mia esperienza personale quando il bilanciamento manca, no? Non c'è, o si va troppo nell'essere servizievoli, nell'essere accondiscendenti, nel non sapere dire di no, nel non riconoscersi, nel negarsi. Nella negazione. È la negazione di sé a favore dell'affermazione dell'altro, e quello è sbagliatissimo. Esatto. E dall'altra parte invece, quando la fiamma che hai dentro rischia di bruciarti. Per cui anche nella creazione artistica, per esempio, no? Io qua, voi avete tantissimi artisti. Io credo che il momento della creazione artistica sia un momento magico di equilibrio tra l'ispirazione e la capacità di contenerla. Che se non riesci, riesci a scrivere, non riesci a disegnare, non riesci a dipingere, perché ti porta via, è troppo forte. Quindi è come riuscire a contenere un cavallo che è pieno di vita, sano, forte, ha una voglia pazzesca di esprimersi, ma può dare il massimo solo se il cavaliere riesce a tenerlo in equilibrio. Allora vince le gare, allora riesce a vincere, altrimenti gli ostacoli li butta giù perché ha troppa foga. Chiarissimo, chiarissimo. E questo equilibrio tra forza e amore, poi in realtà è l'amore stesso, se devi dire, no? Cioè, in realtà la forza, io li vedo perfettamente integrati, e mi piace quello che hai detto, perché non bisogna negare una polarità a favore dell'altra, ma bisogna fare incontrare le due polarità, sempre, viverle entrambe dentro di noi. Come ha detto Emanuele, no? Cioè, ci sono caratteristiche, perché non è che le donne, che ne so, non hanno la capacità di agire, ma soltanto di ricevere, non è così. Noi siamo tanto ricettive quanto attive, così come il maschio. Quello che cambia sono le proporzioni di queste qualità. La donna magari è prima ricettiva e poi fattiva, l'uomo magari prima fa e mentre fa realizza l'intuizione. Quindi partiamo da presupposti diversi, ma che se quando si incontrano, e quella è la grande forza. Certo. La storia è piena, no? Cosa diceva una volta? Dietro un grande uomo c'è sempre una grande donna. Era un modo di dire, ma che aveva il suo perché. E così io direi, dietro una grande donna c'è sempre un grande uomo, perché comunque è l'insieme della capacità di ognuno, dell'uno dell'altro, perfettamente. Allora, io credo che siamo arrivati al punto storico, al momento storico, in cui non c'è più chi sta dietro, ma stanno tutti e due a fianco, come siete voi due messi, esatto. Così. E basta queste storie, perché esatto, non esatto. No, vabbè, è un modo di dire, però
un modo di dire per intendere, no? Che quando per esempio io mi esprimo e sono da sola, no? In realtà in quel mio essere c'è quella centratura, quella, come dire, quella forza che mi dà l'equilibrio che ho trovato con il mio uomo. Chiaro. Questo è il discorso, capisci? Non assolutamente. Senza dimenticare però che secondo me non è tanto nella relazione di coppia, sicuramente se è sana, solo ed esclusivamente se è sana, se no no, è meglio, meglio di no, ma se è sana si potenziano tutte le qualità di sia del maschile che del femminile. Assolutamente. Ma non è necessario essere in coppia perché no, le abbiamo già dentro. È quello che è difficile un po' da assimilare, no? Perché c'è stato sempre insegnato che la donna è così, deve essere così, uno stereotipo, no, del femminile, no, uno stereotipo del maschile, e la mezza mela, e la mezza pera, e la mezza anguria, mai tutto intero. No, ma non è vero, non è assolutamente vero. L'importante è trovarle in sé, farle pure scazzottare, lasciarle libere di confrontarsi, per poi arrivare a una pacificazione. Allora, quello è un lavoro alchemico interiore. Una volta fatto questo, secondo me, è molto più facile trovare un partner o una partner in una relazione sana. Guarda, lo dicevamo stamattina a una nostra amica, diciamo proprio questo stesso concetto. Cioè, abbiamo detto, fino a quando tu non pacifichi dentro di te, no? La tua parte maschile, la tua parte femminile, trovi equilibrio dentro di te, non ti aspettare di trovare l'amore della tua vita, perché non lo puoi trovare, perché non lo puoi vedere, non ne sei capace, perché sei squilibrata. Il primo equilibrio deve essere dentro di noi. Se noi stiamo bene con noi stessi, allora staremo bene, troveremo e staremo bene con il nostro partner, ma non solo col partner, ma anche nella vita comune, secondo me, Francesca, estendiamolo. Cioè, mi troverò bene in famiglia, mi troverò bene con gli amici, mi troverò bene al lavoro. Perché non devo cercare niente nell'altro che non ho già dentro di me, non devo invidiare niente all'altro che non è già dentro di me. Peraltro, dico, ricordiamoci che le caratteristiche, no? Forza, amore, che poi si fondono in una, no? Cioè, sono più che altro, sono le caratteristiche dei pianeti più vicini alla Terra, no? Marte, la forza, Venere, l'amore, che in qualche modo si incontrano a metà strada proprio sulla Terra. Esatto. Esatto. Ma se poi pensiamo, no, per esempio, per quanto riguarda il femminile, quante volte o prevale il femminile, diciamo all'ottava bassa, oppure quante volte prevale anche il maschile, no? Quante donne... A proposito di maschile, scusa, ma non me ne ero accorto. Ma qua abbiamo un altro... Finalmente arriva qualcuno che mi aiuta. È arrivato San Francesco! Ciao, Francesco! No, ma stavate parlando di maschile e femminile, di amore, cioè, vedi? Va bene, mettilo su. Non era da tanto che aspettavi, perché non ti vedevo sotto. No, in effetti era 5 minuti, però ho detto vabbè. Complimenti, Emanuele, complimenti. Ho detto vabbè, giustamente saranno, cioè, la Francia è lanciata col suo discorso e non la vogliono interrompere. La soluzione era coperto, praticamente. No, però è anche vero che stava completando un discorso che mi piaceva tanto, quindi non volevo interrompere. Quindi. Niente a caso, insomma. Ma hai capito un po' di che cosa stiamo parlando, Francesco? Sì. Non credo di essere arrivato a caso, insomma. No, assolutamente no. Anche perché stavamo vedendo, ecco, sulla scia della trasmissione di lunedì, stavamo continuando a parlare del cuore e della forza che c'è dentro il cuore, e come perché lei ha scritto una poesia bellissima su questa carta dei tarocchi, che è stupenda, e quindi stavamo ragionando un po' su quella. Poi vedi, mettiamo l'amore, mettiamo i tarocchi e spunta Francesco Cartini. Hai capito? E tra l'altro, un'anticipazione, lunedì saremo insieme dallo stesso schermo, io e la Franci, quindi... Ma bello! Ah, pure! Sì. Ma perché? Perché raccontateci?
Perché lei viene finalmente da me. Perché vengo... Perché vengo. Quindi saremo nello stesso schermo. Quindi lunedì... Saremo nello stesso... Esatto. Si riunisce la coppia? Sì, finalmente. Vabbè ragazzi, detta così sembra che non si vedono da un anno, in realtà no, però per chi si ama, anche 2 giorni, insomma, sono tanta roba, va, diciamo. Noi non superiamo mai i 15 giorni in genere, cioè, diciamo. Si fa? È impossibile, perché qua vedi, lui che tra l'altro, Francesco è leone, di segno pure, io l'ascendente, ma aspetta, mica è finita qua. Ascendente Marte, Lilith, nodo lunare nord, Urano, il leone. Quindi sei più leone che gemelli, va, diciamo. Però cioè, i gemelli aiutano tanto, insomma, perché visto che però poi la luna... Francesca, quindi ci hai visto. Facciamo rivedere quella carta così capisci. In effetti si vede dalla criniera. Guardate la criniera di Francesco Cattinguari. C'è sempre il solito ciuffo. La carta, non è lui. È lui, cioè non si scappa. E guardate lei, non è Francesca, i stessi capelli, la stessa raffinatezza, è lei. Quindi è la vostra carta, ragazzi. E confermiamo che Franci ci ha telefonato Colette anni fa e ci ha detto, ma... Volete sposare? Niente, auguri. E tra parentesi il nome di mia madre si chiama Giuseppa, non si chiama Giuseppina. Guarda un po'. Allora abbiamo capito perché c'è questa attrazione. Sì, in realtà non so perché mia sorella ha avuto la brillante idea di scrivere il nome Giuseppa, perché la chiamiamo tutti Pina. Ma anche mia madre tutti la chiamano Pina, però Giuseppa. Il nome è quello. Perché è il suo nome intero, giustamente. Quello è. Difendiamo i nostri nomi. Io l'ho capito. Ma torniamo all'argomento. Tu che ne pensi di quello che abbiamo detto, Francesco, visto che sei arrivato, dacci un supporto. La vedi anche tu come io sono del parere che queste due cose si fondano, cioè nel senso che finché tu non incontri veramente il maschile e il femminile dentro di te, lo armonizzi eccetera, è difficile che tu incontri, come dicevate, l'amore della tua vita o comunque un amore all'ottava alta. Ma molto spesso serve sperimentare quello prima per arrivare là, cioè nel senso che perché vai un po' per sottrazione, per negazione, cioè senso che se tu sei veramente su un cammino autentico, che quindi è un cammino dove ti sperimenti, ci lasci anche spesso e volentieri il di dietro cadendo, facendoti male, eccetera, eccetera, e fai... comunque arrivi a quello che vuoi, togliendo, cioè quello che non vuoi, comprendendo ciò che non vuoi dalle relazioni e dalle situazioni. Quindi dici, no, questo l'ho sperimentato, non va bene, nel senso che mi fa stare male, non è sano, eccetera. Questo è... E poi è come se tu togliessi la polvere, perché in realtà quel cuore, quell'amore lì, tu ce l'hai. Cioè la nostra condizione naturale è la regalità. Cioè la nostra condizione naturale è stare nel cuore. Il problema è che il cuore viene poi sommerso da chili di polvere, ok? E allora quello che tu devi fare è ricordarti di togliere la polvere in modo tale che poi il lavoro lo faccia da solo, l'amore, no? Cioè in qualche modo. Ieri, Francesco, stai esprimendo lo stesso concetto che è spesso Cadiussa. Nel tempo io... Lei però glielo vedeva come una cipolla, no? Da cui tutti strati, e giustamente dice, ma man mano che li togli, piangi. Certe volte possono essere piangi. Bella l'immagine, è vero. Ma perché però... poi il cuore è vuoto. Cioè, lo dicevamo anche la scorsa volta, no? Poi faremo la puntata sul cuore lunedì, che è tutti e quattro. Cioè, il cuore è un contenitore di per sé, è vuoto. Lui fa da passaggio, cioè da contenitore di qualcosa. Quindi, in effetti, l'idea della cipolla è bellissima, perché poi alla fine cosa resta, no? Così. La parte però più vera, perché è quella più protetta, perché deve essere protetta. Ma alla fine e questa porta non è niente, ci vuole da mano. No, ma infatti mi piace, perché nella poesia tu cosa hai espresso, no? Questa lotta, no? Feroce, ferocissima, tra in realtà che cosa? Cioè la forza, ma intesa come appunto questa creatività, questa passionalità senza controllo, e con lei invece dall'altra parte chi ha troppo controllo, quindi quella mediazione tra l'eccesso e il difetto, che diventa poi la perfezione, che è fantastico. Ma poi la cosa che mi così che mentre vagavo, viaggiavo in queste immagini
mi faceva sorridere è che il leone lottava, ma non per sbranare. E lei era arrendevole, ma con una caparbia, capito? Che il leone si faceva male alla capoccia, capisci? E allora questa immagine mi faceva un po' sorridere, ma sarà anche perché probabilmente io sono un po' così nei miei eccessi dell'ottava bassa, no? Insomma, ragazzi, tradotto quando si incazza. Sì, e poi come si risolve? In una risata, nel senso che poi uno smette perché davvero non c'è più niente, non c'è più niente da combattere. E comunque per sfinimento, magari ci arrivi per sfinimento, cioè dici vabbè, adesso sono stanco, ho combattuto, non ce la faccio più, sono sudato che faccio schifo, sai che c'è, vieni qua e ci riposiamo. Ecco, lei dice riposiamo, io penso a qualcos'altro. No, ma lo dicevano anche i nonni, no? Quando dicevano l'amore non è bello se non è litigarello. Sì, anche le nostre scelte, no? Lasciamo perdere proprio l'amore proprio a livello di uomo, donna, eccetera. Però se pensiamo anche quando dobbiamo fare una scelta importante, c'è una lotta, una battaglia, no? Come se ci fosse veramente l'angioletto e il demonio, no, là dentro che si azzuffano. Non lo fare, ti dice uno, e l'altro, no, lo devi fare, cretino. Ma qui... Fino a quando poi per sfinimento scegli una cosa. Stavo pensando, c'è un quadro bellissimo di Marte e Venere, tra l'altro, che adesso non mi ricordo più di chi sia, porca miseria, che è proprio anche un po' questa carta di Colette, che poi Francesca ha... poetizzato in una maniera bellissima, ma che proprio dice anche un po' quello che... Ah, ecco, forse del Botticelli, dove ci sono Marte e Venere che sembrano esausti, cioè, perché hanno smesso di lottare fondamentalmente, cioè, ne possono più. Vediamo se riesco a farlo. Però la lotta, diciamolo che è funzionale, scusate, è importante, volevo dire una cosa. Non è un caso che un nostro conterraneo, no? Empedocle d'Agrigento, no? Quando parlava di questa unione tra i quattro elementi, no? Parlava di queste due forze che sono Eros e Polemos, che uniscono e disgregano, uniscono e disgregano, quindi l'eterno gioco cosmico di questi elementi, no? Però la lotta, secondo me, Francesca, non so tu come la vedi, ma secondo me la lotta, questa battaglia, no? Che secondo me è funzionale, è necessaria, perché se non... Aspetta che c'è, buonasera, c'è? Solo da Igor. Ah, solo da Igor, va bene Igor, ok, quindi Laura non c'è, Laura non c'è, è andata via, Igor! Laura non c'è. Ha lasciato solo un bambino. Ha preso le distanze, mi sembra. È il momento del Polemos, quindi del... Solo da Igor è bellissimo, è un grande. Dicevo, secondo me quella battaglia è essenziale, ci deve essere, ovviamente in maniera funzionale, ma ci deve essere, no? Se no, come facciamo a comprendere in realtà dove sta il punto di equilibrio? Ah, questa, guarda lì. Eccolo. È bellissima. Ma sempre fatta morire, anche un po' da ridere, no? Sì, perché lui è buttato tipo, basta, non ne posso più. È lei che lo guarda. No, che meraviglia. E si gode finalmente il relax, no? Perché poi uno dei problemi grossi del maschile è quello, eh? Cioè che il maschile non è mai rilassato, cioè per eccellenza non è... l'emblema del relax, cioè perché deve... cioè... diciamo che nell'incontro con Venere finalmente si rilassa il maschile, no? Si rilassa, esatto. Qua stiamo andando, ragazzi, su un qualcosa che in questa fascia non possiamo trattare. No, invece però trattiamo le ste cose. A me che forse il mondo andrebbe ancora meglio, diciamo, se... Cioè, secondo me in quel quadro Venere ha trovato il modo come calmare praticamente a Marte, va? Perché sì. Comunque, guarda quanto è una pimpante lei invece. Ma perché comunque anche non è una banalità, ma è giusto che consideriamo gli aspetti, no, del maschile e del femminile anche nell'atto sessuale, no? Cioè l'uno in qualche modo riversa nell'altro che si fa coppa un'energia, no? Certo. Quindi è chiaro che Marte è sfiancato, Venere invece è bella... Che comunque, ragazzi, di questa cosa ne dobbiamo parlare, perché a me è arrivata, anzi a noi, è arrivata stamattina una richiesta specifica
che noi che siamo comunque alla fine, voglio dire, mi sono sentita una bacchettora, devo dire la verità. Ci è stato chiesto, ma perché non parlate di sesso? Parlate di tante cose, ma perché non parlate un po' di sesso? Ma le dice, no, e infatti io già ero diventata tipo Viola, ho detto, no, ma noi che parliamo? Dice, no, ma è una cosa giusta, perché se ne parla, perché vi faccio, se ne parla tanto, c'è bisogno che ne parliamo noi. E mi ha detto una cosa giusta. Ma dice, ragazzi, ma se ne parla tanto, ma se ne parla male. Io non ci sto capendo più niente. Dice, perché invece non parlate un pochino di sessualità? Almeno capiamo di che si tratta. Perché questi ragazzi sono confusi. Ho detto, ma sai che c'è? Che forse, quindi tenetela come promemoria, perché secondo me potrebbe essere una cosa di cui è nato forse da c'è sé. Bisogno. Mi pare che è nato da sé proprio adesso, no? Esatto, sì, vabbè. Ma, e infatti, Igor, mi sembra la coda dei discorsi, esatto, di oggi. Esatto, Igor, è vero. Stavate parlando e stiamo parlando comunque di energie. Cioè adesso c'è di maschile e di femminile e quindi come si è di creatività, di amore, di forza, come si può tenere fuori quella componente, ma è tutto insieme. Cioè non è che ci sono i compartimenti stagni, no? Cioè uno dei problemi grossi di questo periodo sono i compartimenti stagni. Cioè esatto. Poi contano, ma tu sei quello? Allora non puoi parlare. Allora, cioè scusa, ci sono delle cose su cui non posso parlare perché non ne capisco niente di idraulica, però se devo parlare di spirito, di anima, di quello che sento, sono autorizzato almeno quanto te, anzi forse di più di te, visto che io ci pratico lì dentro e tu no. Ciao Fred, sempre positivi, ci vediamo Fred, bisogna essere positivi. No, sono d'accordo, però non era sbagliata la provocazione, cioè, non era proprio una richiesta di cuore, proprio era disperata questa, nel senso buono, cioè diceva basta, cioè parliamo, chiariamo un po' sti concetti, e non è sbagliato, perché se ci fate caso, ultimamente mi sta sembrando di tornare ai tempi di mia nonna, perché sto cominciando a vedere sempre più post, no, di controparti, dove da una parte il sesso, no, allontana dallo spirito, perché ora non è più che è peccato, ora allontana dallo spirito, no, quindi bisogna dedicarsi all'astinenza, dall'altra parte invece l'esatto opposto, stiamo tornando alle vecchie confusioni, in realtà non è così, prima parlavamo... è assolutamente voluto e la gente, le persone, sto generalizzando, si fanno complici di questo che hai voluto, è un disegno preciso, cioè... Chiariamolo questo mito, perché in realtà la sessualità è proprio quel vulcano di cui parlavamo prima, che da cosa è contenuto? È contenuto dall'amore, ma anche dall'atto d'amore, no? È fondamentale, è una forma di canalizzazione. La nascita da cosa deriva? Com'è che veniamo? Com'è che ci incarniamo? È l'atto cognitivo per eccellenza, ma ricordiamoci che negli obiettivi, insomma, dell'agenda 2030 c'era quello della, di spopolare, di depopolare, quindi cioè, va da sé che l'atto creativo per eccellenza che ti fa sentire vivo, sano, felice, potente, padrone di te, accolto, l'atto di vicinanza, di unione per eccellenza, è ovvio che venga in qualche modo... Potendolo demonizzare più, no? Come peccato, perché non gli frega niente a nessuno, adesso viene demonizzato da un'altra parte, ma comunque viene sempre demonizzato. Ma perché vero. Quelle energie di cui noi non fruiamo vengono utilizzate da altre forze che chiaramente... si nutrono di questa energia, no? Anche, ma soprattutto non ci permettono di trovare equilibrio. Cioè, è una necessità oggettiva anche nostra di espressione della nostra energia. Il nostro corpo funziona in questa maniera. L'energia si accumula nei nostri organi sessuali e da lì deve salire necessariamente. Se resta là, da qualche parte deve andare. Ed è come tappare una pendola a pressione, scoppia. È come scoppia in atti di irascibilità, no? in nevrosi, può addirittura arrivare anche alla depressione. Perché? Perché la felicità, cioè il piacere non è è legato alla sfera sessuale, ma non è solo quello. Il piacere di mangiare, il piacere di sorridere, di stare in compagnia, il piacere di vivere. Quando ci tolgono la sessualità e quindi il piacere sessuale, piano piano tutti gli altri piaceri si sgretolano. Fino ad arrivare poi a quello stato di appiattimento, che secondo me quello è più voluto perché è pericolosissimo, no? Dove, come dicevate prima, l'uomo non smette di essere un re o una regina e non si è capito che cosa diventa. Perde
perde tutto ciò che è. Mendicante fondamentalmente, l'ottava bassa del re della regina non è il tiranno, ma è il mendicante. Esatto, esatto. Quindi va ripristinato invece questa, bisogna ridare nuovamente valore a quello che è la nostra sessualità e l'atto sessuale, perché è importante. Quindi da questo punto di vista sono contenta, anzi, che comunque se è stato chiesto da una persona che comunque è molto lontana dal mondo della spiritualità in generale, da un certo punto di vista, no? Quindi vuol dire che comunque c'è questa esigenza di mettere ordine. E qua torniamo sempre al discorso che più confusione si fa e meglio è, perché la grande confusione poi richiede all'uomo di anche cercare la verità in mezzo a tutta quella fuffa, no? Anche, il cuore. Anche perché, peraltro, ho scoperto stamattina di una figura professionale che non, di cui non avevo mai sentito parlare. Bellissimo. Infatti domani ci volevamo fare la programmazione. La Love Coach. La Love Coach. Adesso abbiamo anche le Love Coach, che per soli 199 euro a sta povera disgraziata gli hanno detto che praticamente era respingente. Cioè, non ti dico come l'hanno descritta, l'hanno massacrata, ma in 3 giorni di corso l'avrebbero resa praticamente la donna più affascinante dell'universo. Ovviamente, per fortuna, ha partecipato solo al primo giorno gratuito. Però dico, se c'è bisogno del love coach, probabilmente perché c'è confusione in quello che realmente è l'amore, in quello che poi è la nostra sessualità. Dov'è? Che ho scritto? Più che lontana non accetta. Eh sì, questo è anche vero. Piano piano lavoreremo su questo. Che ne pensate, ragazzi? Perché c'è tutta questa confusione sull'amore? Allora, secondo me è una confusione che di lunghissima, stralunga data. Io credo che cominci, forse anche prima, ma non lo so. Però se io dovessi, con le conoscenze che ho, rintracciare un'origine, è proprio dai primissimi secoli del cristianesimo, insomma, da quando la Chiesa, perlomeno in Occidente, ha cominciato a fare danni, ha avuto il potere, abbastanza potere per far danni. E lì è cominciato proprio un delirio, un fraintendimento, un oscurantismo, un bigottismo, un affossamento della figura del femminile, ma anche della figura del maschile. Anche il maschile, sì, sì. E la sessualità soprattutto. Per esempio, ricordiamoci che l'autoerotismo era etichettato come un peccato di quello esagerato, no? Cioè, addirittura ai bambini si diceva, ai ragazzini, che diventavano ciechi se si toccavano, non bisognava toccarsi, era una cosa malvagia. Cioè, c'è stata sempre questa grande demonizzazione proprio del sesso in generale. Addirittura mi ricordo che mia nonna mi diceva che no, ai tempi, quando marito e moglie si incontravano vestiti, manco si spogliavano. Nella cultura orientale più o meno era la stessa cosa, non si spogliavano per pudicizia. Ma pudicizia di cosa? Cioè, è l'atto più bello del mondo, no? Hai detto bene, il momento in cui un uomo e una donna diventano uno veramente. Sì, e senza l'incontro, cioè senza proprio la penetrazione, non è possibile. Eh no. Esatto. No. Ma peraltro... È come anche... se tu dovessi mangiare e non toccassi la mela, cioè come cacchio fai? Non la mangi, la desideri e su quel desiderio ti ammali, perché diventa qualcosa di proibito. E invece non c'è niente di proibito, non è proibito niente. Il punto è qual è adesso? Adesso secondo me siamo in un momento magico, anche da quel punto di vista lì, perché tante cose sono state svelate, no? Tante di queste situazioni sono state proprio sbugiardate e siamo arrivati. Allora, come si fa a ricostruire? Si ricostruisce guardandosi da dentro, osservandosi, no? Osservando dentro di me cosa c'è. C'è un maschile e c'è un femminile. Vanno d'accordo o non vanno d'accordo? Sì, dove? No, quando? Perché? E si reintegrano queste due potenze enormi che abbiamo dentro. E fatta la cosa dentro, poi è più facile farla fuori, ma bisogna,
tornare, altro che love coach, bisogna proprio tornare a scuola e ricominciare dalle basi. Sì. E dalle basi si aprono altri mondi, si aprono veramente altri mondi dove noi non ci ricordiamo di essere già stati. Comunque c'è, dopo, no, finisci Franci, dopo una cosa. No, cioè volevo far vedere anche l'altra faccia, perché è interessante, no? C'è la faccia ipo e la faccia iper, come sempre, della medaglia. Perché invece poi noi pensiamo di avere, per esempio in Occidente, di essere liberi, perché abbiamo una sovraesposizione, una banalizzazione di tutto quello che è la sessualità. Perché? Cioè, pensare che i ragazzi si facciano una cultura sul sesso, su Pornhub, fa ridere. Oltre che essere... Infatti su questa cosa volevo dire questa cosa, che gli 8 vizi capitali, perché un tempo non erano 7 ma erano 8, quando si parlava dello il cosiddetto de spiritu fornicationis, in pratica si trattava di ossessione sessuale, deviazione sessuale o compensazione della pulsione genitale. Cioè non è che la sessualità, esatto, era demonizzata, era in qualche modo considerata una cosa sbagliata, quella forma di depravazione, no? Quell'ossessione... ma da dove arriva la depravazione? Hai ragione Francesca, dalla privazione. Se tu quella cosa, esatto, la fai vedere proibita, per me, esatto, è una questione naturale, a quel punto io devio, esatto, è normale. Ma allora, cioè, se la fai vedere, se la proibisci, e nello stesso tempo se la sovraesponi, la fai diventare merce. Sai qual è l'effetto di questa sovraesposizione, Francesco? Che invece non si sta facendo più sesso. E il paradosso i ragazzi è questo. Non si avvicinano l'uno all'altro, c'è difficoltà nell'incontro, o sono superficiali in questo, senza andare in nessuna profondità, perché poi comunque allora, cioè, dato che tutto è sacro, no? E la sessualità è qualcosa di sacro ed è un incontro da cui poi parte, cioè sappiamo che la Kundalini parte dal primo chakra, non è che parte dal dodicesimo fuori o dal web, ok? Allora il punto è che l'ottava bassa di questa roba qui, della privazione, c'è stata la privazione. L'altra ottava bassa, la parte opposta, è la mercificazione di questa cosa, dove sembra di una semplicità estrema, che porta però comunque alla mancanza poi del desiderio sacro di perché è una forma di castrazione a tutti gli effetti. Perché io quello che ho notato, e sono immersa di giovani, perché insomma ho due ragazzi adolescenti, cioè post adolescenti tra i 19 e i 21 anni, che comunque questi ragazzi fondamentalmente tra di loro parlano, ma sono castrati. Cioè, hanno paura ad avvicinarsi. Ma per forza, perché diventa una competizione anche quella, capito? Diventa il gioco... Scusami, complici di questo sono stati comunque quei 2-3 anni di segregazione in cui praticamente non sapevano come relazionarsi tra di loro. Perché ed erano sempre cioè, gli hanno tolto 3 anni importanti della loro vita in cui la relazione si è troncata. Guardate, c'è Angeletto! Ciao, Angeletto! Uè, Angelino! Oh, lui ha fatto lo mastico da poco pure. Francesca, scusa se ti ho interrotto, ma volevo... chiudere il cerchio, sì, con quel discorso. Secondo me è vero che questi 3 anni sono stati terribili anche da questo punto di vista, però il problema c'era prima, c'era già. Dal punto di vista sessuale, sì, sono d'accordo, c'era già prima. Ma comunque privare o sovraesporre, tra virgolette, sto semplificando, cioè è fondamentalmente... sposta l'attenzione, cioè è come se sublimasse tutte e due le cose, cioè sia nella privazione io sono costretto a compensare e demonizzo quella cosa, sia nella sovraesposizione banalizzo, non entro in profondità, perché poi c'è una non entrare in profondità, quando comunque poi l'esperienza del fa ridere, perché l'esperienza della sessualità, come tutto nella nostra vita, è assolutamente unica e personale, cioè ognuno di noi ha nella sua vita un incontro con questa cosa che è diversissimo da quello di tutti gli altri, non ci saranno mai due persone uguali in quello, e per ognuno di noi serve qualcosa che è unico, che è specifico, esatto, cioè, e quindi se tu banalizzi, standardizzi, sovraesponi, usiamo tutti i verbi che vogliamo, fondamentalmente stai facendo la stessa operazione al contrario, diabolica nel senso di separazione, che si faceva privando.
tanto è vero che sono due estremi uguali. In Sicilia si dice usuvecchio e commo mancante, cioè quel tipo di quello che manca, no? Intanto vi mandiamo un po', intanto i saluti, Marco, ciao, Marco Giuseppe. Allora, intanto che ci sono gli auguri, Angelo Bucci. Grazie Angelo. Ciao Marco, Marco, saluti detto. Di Marco. Ciao Marco. E gli auguri di Alessia. Alessia Praitano. Ciao Alessia. Ciao Ale. E ciao Eleonora. Ciao Eleonora. Ciao. Sì, di fatto è la stessa cosa, quindi diciamo che c'è, l'effetto c'è, però questa cosa non mi preoccupa soltanto dal punto di vista sessuale, ma io continuo su questo concetto che secondo me è importante, perché se no non sarebbe stato demonizzato tutto, cioè proprio il sesso in generale, anche nella forma dell'autoerotismo. Questo è un tentativo di privare l'essere umano del piacere. E il piacere, invece, è quello che ci fa muovere tutte le mattine, che ci fa alzare dal letto, felici, ci fa aprire le tapparelle, ci fa sorridere alla giornata pure che piove. Ma guardi, anche astrologicamente, io lo dicevo durante la trasmissione della Luna, no? Venere, la privazione di Venere non è soltanto la privazione della sessualità, del piacere e tutto il resto, ma è la privazione dei valori. Esatto. Cioè, il valore, inteso proprio come valore di sé, passa attraverso quella roba lì. Se tu privi la persona del piacere, della bellezza e tutto quello che è, privi la persona della capacità di capire quanto vale, perché vale, cosa serve a lui, cosa serve a lei. E quello è chiarissimo. Cioè, per cui tu non puoi togliere Venere, è il pianeta personale più importante per quanto riguarda il sentire. Cioè... E poi ci aggiungiamo, no? Anche a livello di mitologia, cosa succede quando Venere incontra Marte? L'abbiamo visto prima, Marte comunque è il dio della guerra, è quello, no, che fa sempre casino, quello sempre incazzato, ma quando incontra Venere, quindi in questo atto d'amore, perché vabbè, era evidente che era un posto atto d'amore quel disegno, no? Quel dipinto, è evidente. Quell'energia, no, di Marte che era turbolenta, una volta incanalata nell'amore, diventa pace, perché lui è nella pace. Quindi vogliamo la pace? Quando dicevano una volta fate l'amore e non fate la guerra, non era modo di dire da hippie. Cioè, perché in realtà, che poi pensiamoci, ognuno di noi, no? Dopo, cioè, ogni persona che ha una vita sessuale regolare, diciamolo, è più tranquilla, è più serena, perché comunque trova il modo come armonizzare la propria energia. Anzi, quante volte, per esempio, pensiamo a Giordano Bruno, no? Non so se è leggenda o è vera, ma a me piace pensare che è vero. Pare che lui, vabbè, lo so che cos'era, ma di fatto, insomma, ci dava giù come non si sa cosa. Quando faceva sesso, lui tirava fuori, no, le sue teorie filosofiche. Era il suo momento preferito, no? Perché gli dava ispirazione. Ma non è l'unica, chissà, abbiamo anche Santi. Chissà come è uscito della causa Principio et Uno. Chissà. Invece poi vedi la privazione invece Alfieri, che era ossessionato anche lui, siccome doveva, cioè, si faceva legare dagli amici in casa perché altrimenti andava a cercare le donne, diceva no, non posso, devo lavorare. Tipo Ulisse con le sirene. Ecco, vedi poi la differenza nella produzione artistica, però anche. Sì, c'era una motivazione, pare, insomma, se no non lavorava più, non faceva più niente. Quindi diciamo, cioè, secondo me non è un argomento malvagio, ecco, questa cosa la dovremmo approfondire, perché ridare finalmente, no, il giusto ruolo alla sessualità di ognuno di noi, perché poi come hai detto tu, ognuno ha il suo mondo ed è totalmente diverso. La libido è il fulcro di ogni cosa. Sì, perché comunque è di fatto il piacere, ridarà piacere alla vita. Se io ho piacere alla vita, è ovvio che rifiuto tutto ciò che ho posto alla vita. Ed ecco perché se faccio l'amore non potrò mai fare la guerra a nessuno, né al vicino di casa e neanche a un altro paese. Ecco perché il simbolo del fuoco nella carta, no? Del fuoco sublimato, perché poi alla fine il fuoco ascende verso il cielo. Queste, no? Carte sono troppo belle. Ma bellissime le carte di Colette, veramente. Bene ragazzi, mi sa che come puntata, insomma, siamo partiti da una cosa, ma sempre, insomma, in quella cosa siamo rimasti ed è venuto fuori un discorso bellissimo. Io vi ripropongo di, quando volete, magari mercoledì prossimo, di approfondirla questa cosa, che secondo me è interessantissima. Sì, e non è, soprattutto non è slegata dal discorso dei talenti. Assolutamente no, assolutamente. Perché parte tutto da là. Pensateci, cioè, sì, Francesca, perché non è legata? Perché è legata al fatto dei talenti? Perché è legata alla creatività. Perché è creatività? Perché è l'impulso fondamentale
che distingue l'uomo spirituale dall'uomo non spirituale, bestiolina, no? Che è proprio la creatività, perché l'amore non è, cioè l'atto sessuale non è il zoom zoom, ma è come i conigli, ma è un atto creativo. Vuoi vedere che la canzone di Sylvie Vardat, Zoom Zoom Zoom, ha un doppio senso? Mi sa che si sta preparando per un incontro d'amore, perché qua scrive... Io mi sto facendo bellissimo. Domani pomeriggio... Ah, certo, perché domani pomeriggio, certo, si parlerà verrà, di bellezza, verrà ospite anche lui. A proposito, se voi volete, ci siete. Ovviamente, ragazzi, perché praticamente cioè, Giovanna Tadoni ha scatenato positivamente un mare di interesse sulla bellezza. Abbiamo tantissimi contributi di foto e di poesie, di tutto. Che cos'è la bellezza? E niente, è stato un momento, cioè, veramente bellissimo. È un tema collaterale a quello che stiamo trattando, sia ai talenti che al cuore. Cioè, tutto maschile è colpa tua, no? Tutto colpa mia. Colpa tua è senso positivo, però. Perché noi cosa abbiamo detto lunedì? Questo dovrà essere il mese del cuore, esatto. Il mese dell'amore. Quindi parleremo, detto sicuramente, tutto il mese dell'amore e della forza dell'amore. Guarda caso, sta succedendo, capito? Quindi è diciamo la verità. Tuo. E poi alla fine del mese faremo proprio come i pittori, che hanno la tavolozza con i colori separati, no? argomento, loro riescono a fare un quadro e viene fuori una cosa, perché quello è, non sono argomenti separati. No, lanciamo una serata, perché non lanciamo, adesso mi viene in mente questa cosa, poi scappo perché tra poco mi devo preparare per... dobbiamo chiudere anche noi. Per a suo modo anche quello un incontro d'amore, visto che è un incontro di creatività e di meditazione, ma perché non facciamo una serata che potrebbe essere un sabato sera, tipo maratona, dove scegliamo un tema e noi l'abbiamo già fatto a volte con Luz, no? Sì. Non è che dobbiamo esserci sempre tutti. Più ospiti, tanto sappiamo che, se non sbaglio, fino a 10 persone ci stanno, no? Cioè, possiamo fare come, per esempio, domani faremo così, no? Cioè, 10 minuti, esatto. Entra uno, 10 minuti, cioè, si alterneranno, 10 minuti, 2, 10 minuti, quindi comunque possiamo fare entrare tantissime persone. Io direi di farlo, perché è bellissimo, e di fare, cioè, di mettere insieme, come ha detto Francesca, di riunire questa tavolozza, e quindi un argomento... Lì mi è venuto in mente. Cuore, amore, forza, volontà, sessualità... Mettiamoli tutti, perché tanto sono tutti la stessa cosa. Sole, cuore, amore, mi viene in mente Valeria Rossi, però vabbè, bello, sole, cuore, amore. Ricordiamo però, mentre che ci siamo, che mercoledì prossimo non ci sarà soltanto la trasmissione di Francesca, ma ci sarà un evento unico, mercoledì prossimo, giusto? Dove finalmente diremo chi veramente è Francesca, o no? Non era mercoledì prossimo? Francesco se l'è dimenticato. Un'intervista. L'intervista alla nostra arte terapeuta, anzi musicoterapeuta, scusa, io sono una capra su queste cose. Ma io ricordo benissimo, quindi... Ma Francesca, hai creato una condizione di polemos, occhio. Esatto, occhio Francesco, perché ora prendi tre botte. No, ma non ho capito niente, quello che spiego. Il prossimo, il mercoledì dopo, perché lì può darsi che c'è stato un fraintendimento sul secondo o terzo mercoledì del mese, ma presto avremo la bellezza di avere Francesca con noi, che ci parlerà di quello che è il suo talento, oltre di tante altre cose, ovviamente. Questo su idea nostra, che però Francesca non ne sa un cazzo, cioè... Francesca Vannini. Parlatene tra di telefonatevi, non lo so.
Vabbè, va ragazzi, vi aggiorneremo. Questi sono proprio peggio di noi. Vabbè, ragazzi, grazie. Vabbè, ma per adesso, da due Franceschi folli di Dio, che folli cosa ti aspetti? Ah, ci voglio dire, noi siamo folli e basta. Ma più folli, ma pure noi, mi sa, più folli che di Dio. Ragazzi, grazie per essere stati con noi. Come sempre, gli toccano a loro i saluti imbarazzanti. E noi comunque mercoledì prossimo ci vediamo comunque. Non lo so se anche alle 8 di sera. Ciao. E adesso è il momento dei saluti imbarazzanti. Anzi, a te però dobbiamo, secondo me, dobbiamo prepararci dei saluti standard imbarazzanti, così li freghiamo. Sì, sì, infatti, questa è una bella idea. Mandiamo una controsigla. Esatto. Vabbè, ciao a tutti, grazie.